Con la radica in mano, anche quest'anno i frusinati hanno sfilato nel giorno di chiusura del carnevale, quello clou. E dal solito è stata una grande festa tra balli, divertimento e foglie d'agave, la radica appunto, brandite come tradizione vuole. Hanno sfilato prima tutti i rioni storici di Frosinone, a chiudere il corteo il carro che trasporta il generale Championnet, che ogni anno viene bruciato. Il carnevale storico di Frosinone è ispirato alla rivolta dei frusinati contro le truppe d'occupazione francesi. Ma come ogni martedì grasso, nell'ultimo giorno di carnevale non poteva mancare la sfilata di carri per le vie della città, prima nella parte bassa della città. Poi c'è stato il ricongiungimento con il corteo storico nella parte alta, al celebre grido di SLSLSLE, scandito da radicali e pantanali. Anche quest'anno siamo riusciti ad organizzare ugualmente quello che è il corteo per i carri della città di Frosinone, anche in un momento particolare, perché comunque bisogna vivere la quotidianità e soprattutto stare con i piedi per terra. Le situazioni di altro tipo ricominceranno da domani in poi, si cercherà sicuramente di fronteggiarle, ci mancherebbe altro, con serietà e anche con prudenza, ma è giusto che ci siano dei momenti di condivisione di quella che è la coesione di questa città, la coesione sociale che comunque è quella di un comune capoluogo, e quindi anche oggi il generale Championnet verrà sacrificato rispetto alla nostra nazione, il generale francese che si illuse di poter entrare in città da vincitore e uscì da sconfitto, quindi è una storia che si ripete anche oggi sui tavoli internazionali, dove speriamo che il nostro paese, l'Italia in primis, possa recitare il ruolo che all'epoca venne recitato dal grande popolo ciociaro al cospetto del generale Championnet. Quindi si rinnova una tradizione storica, una tradizione culturale anche identitaria, con qualche sorriso sulle labbra della cittadinanza che anche in questi periodi sicuramente non guasta.